penso che noi dobbiamo anche discutere seriamente di chi siamo noi, di come siamo organizzati, del compito che spetta al segretario di questo partito, chiunque sarà, e della distinzione dei ruoli da quella figura, è il candidato alla premiership del paese, perché abbiamo bisogno di qualcuno, e quando dico qualcuno dico una classe dirigente, non uno solo, che torni a dedicarsi con passione alla costruzione di questo partito, per una ragione, guardate, che non è soltanto legata allo statuto, alle norme, alle regole, chi se ne importa? È una questione legata al fatto che il governo da solo non basta. Se tu ti poni il problema soltanto del governo, non ce la farai, perché persino la leadership più potente, più dirompente, più carismatica che l'Occidente ha prodotto negli ultimi 30-40 anni, quella di Obama, si trova di fronte a questo problema. No, la logica dell'uomo solo al comando non funziona e non funzionerà in un paese come il nostro. E noi usciamo da 20 anni di crisi della democrazia italiana che è stata ipotecata da una concezione leaderistica e plebiscitaria dei partiti politici. Tra tante privatizzazioni annunciate e mai fatte in questo paese, ce n'è stata una che si è compiuta, salvo la nostra parte, ed è stata la privatizzazione della democrazia, perché che cosa sono i partiti costruiti attorno ad un'unica figura, che a volte ha addirittura una concezione proprietaria del partito, se non un modo di privare i cittadini del diritto di sentirsi parte di quella comunità? E quando su questo palco Renzi descrive la sua idea del partito come un partito articolato tra gli amministratori da una parte e i parlamentari dall'altra, io rispondo che è importante coltivare la qualità degli uni e degli altri, degli amministratori e dei parlamentari, ma non è quello il modello di partito che ho in mente. Voglio un partito che torni a radicarsi nel territorio di questo paese, con i suoi circoli ripensati, rinnovati, con gli strumenti che la rivoluzione digitale ci mette a disposizione, con le forme della consultazione, dell'ascolto, della decisione dei nostri iscritti, perché dovremmo anche restituire ad uno che si iscrive a questo partito qualche diritto in più, oltre a quello di andare una volta ogni 4 mesi ad un gazebo per votare alle primarie. Dovremmo anche dirgli: dici cosa pensi, aiutaci a decidere, aiutaci a guidare questo partito sulla frontiera della modernità.